vuole questo? Due imbecilli. Ma che sto cretino? No, io questo mo lo piglio ammazzate. Sono un po' impegnato. Bella a tutti ragazzi, con voi Vincent e siamo con un'altra puntata di GTA Online. E praticamente quello che faremo oggi, a parte bere un po' di vino, vai. Un po' di vino, bicchiere, vai. Una lacrima. Questo che continua a chiamarmi perché vuole che io mi compri un fatto apposta qua, un bunker. Ma io i soldi per il bunker non ce li ho, perché me li voglio prima guadagnare per l'ufficio, in modo che poi posso fare le varie missioni e poi magari il bunker, ma più avanti, cioè non mo. O tu vai di fretta, figlio mio. Avevo intenzione di, intanto si è fatto giorno, bella storia, andiamo in garage, prenderò la moto perché avevo intenzione di andare verso il mio motor club, perché volevo vedere se ci sono delle missioni da fare, ma sicuramente ci saranno delle missioni da fare. Non so riguardo a cosa, cioè intanto ho messo tutti i soldi per sicurezza, cioè questa è una cosa che non avevo fatto. Ah già, pure l'amaro Lucano dice che ha per me un lavoretto. Spero per te che paghi il biglietto, cioè che paghi, perché sono strisce gialle qui, di regola questa sarebbe zona mia. Insomma, da molto tempo che non giocavo a GTA Online, ho fatto qualche puntata e ho sbagliato già strada, cioè stavo sbagliando già strada. Ho fatto uscire qualche puntata così ai... Ah, proprio te volevo sentire. Sì, infatti stavo venendo proprio da te, come a dire, mi hai colto di sorpresa. Come no? Vabbè, insomma, è da molto tempo che non giocavo a GTA Online. Vi ho fatto uscire qualche puntata così di GTA 5 normale, cioè della storia, così dove insomma giocavo per fatti miei, davo fastidio un po' alla polizia, aiuto, quello mi aveva suonato. Però da oggi ricomincerò perché a me piace GTA Online, cioè volevo cercare di fare qualche cosa, voglio andare avanti con il mio impero. Per andare avanti questo Vincent di GTA Online, perché diventare appunto un grande. Allora cari ragazzi, in realtà ero già arrivato alla cosiddetta clubhouse, la mia clubhouse. Il problema è che ho avviato una missione, la prima missione, dove devo recuperare in poche parole un nostro amico, che poi il nostro amico uno, vabbè, ma il problema è che dovrei trovare la chiave. Dove trovarla la chiave? Io non lo so. Navigare su internet. Certo non potrei navigare su internet in questo momento. Oh, spara! Oh! Sti disgra... Ecco, ho perso tutta la vita. Grandissimo, questi un colpo mi devono dare e sono morto. Madonna, San, sono fregato. Ma questa fortuna, vi dico solo che è stata fortuna che l'ho colpita questa. Dai, forza. Esci. Madonna, come non ti muovi? Ti muovi oppure no? Muoviti. Forza. Vivi. Ora attenzione. Dobbiamo fuggire. Madonna, se cadiamo proprio, bello deve essere. Madonna, non cadiamo, Favore, favore. O tre. No. Due imbecilli. Due. Ah, me. Meno male, guarda. Forza. E già qua abbiamo perso abbastanza tempo. Mo, 5 km. 5 km in 30 secondi? Ma non ce la faremo mai. Mannaggia la miseria che ho perso tempo. Che non è stato manco voluto da me perdere tempo, qua. Ma poi che senso ha per i secondi in questo momento? Cioè posso capire i secondi nel fuggire, nel prendere questo
capocchione. Ma perché il tempo in questo momento? Se siamo ormai fuggiti, l'ho preso di prigione. No, vabbè. Ah, ok. Beh, 5.000 d'oro. Aspetto un attimo perché devo depositare i soldi. Non si sa mai. Ancora vanno a finire nelle mani sbagliate. Come è andata a capitare una volta, poi, eh? Deposita. Sì, ne. Oh, oh, oh! Ma che vuole questo? Oh, ti ho fatto evadere di prigione. Ma che sto cretino? Ma vedi che se ne vedono. No. Sono un po' impegnato. Porca miseria. No, io questo mo lo piglio ammazzate. Vieni qui. Vieni. Ah, fang. Sto sorto del scemo. Cioè, questo così mi ripaga. Eh no, e fate un po' voi. Vabbè, ragazzi, io veramente non ho parole. Un imbecille che mi vuole sparare. Vabbè. Veramente, io non lo so come ce l'hanno questi là, te. Io l'ho salvato, ma pigliato ammazzate poi. Poi per quale motivo? Per quale motivo non lo so. Un po' di tempo da aspettare che alla faccia ti ho salvato, almeno aspetta. Stavo depositando pure i soldi, ancora qualcuno me li fregava. Perché come ho detto, una volta è già capitato. Non è che avevo perso pochi soldi, cioè erano, se non sbaglio, 200.000 dollari tipo. E non sono mica pochi, anzi, oserei dire il contrario. Oh, spero che questa puntata vi sia piaciuta. Se così è stato, mettete un bel mi piace, commentate, iscrivetevi se l'avete ancora fatto. Noi intanto ci vediamo con la prossima puntata di GTA Online, che finalmente sono ritornato. Veramente non vedevo l'ora di ritornare con GTA Online. Bella, ragazzi.